Gli Stati Uniti d'America hanno confermato in qualche maniera la loro presenza nell'assalto al campo profughi per la liberazione dei famosi ostaggi. Quattro ostaggi di cui senza alcuna dispolemica ricordiamo che sono tre riservisti e un militare, si sono impadroniti, sono stati caricati su un camion degli annusi umanitari, sono arrivati nel campo profughi e hanno liberato queste quattro persone. Il risultato di questa grande operazione militare sono centinaia e centinaia di morti e centinaia e centinaia di feriti. Vogliamo solo ricordare che una delle menti di forza, o quantomeno ipotetica forza che si gioca il governo israeliano, è dire che la resistenza palestinese utilizza case, chiese, moschee, scuole, le stesse scuole dell'URWA dove vengono ricoverati invece i combattenti. Ricordiamo che il nazismo faceva la decimazione, un soldato nazista, 10 civili italiani massacrati dai nazisti e dai fascisti in Italia. Qua siamo una proporzione che è inenarrabile, siamo a più di 40.000 morti riconosciuti e si parla, almeno gli ultimi dati che si possono risalire, si parla di 11.000 persone sepolte sotto il macerie. Ogni giorno che si scopre una fossa comune, si scopre dove i parenti camminano per recuperare pezzi di ossa dei propri familiari. Questa è la realtà, è un genocidio. Davanti a questo genocidio non si può tacere. Invitiamo tutti alla mobilitazione costante. Abbia fatto modificare delle leggi per cui si viene equiparato una persona democratica, normale, che davanti a un genocidio si schiera. Quartiere dei bambini, di donne. Parliamo dell'Ucraina. Embarghi, richieste da anni, di tutto. Lì non si muove un dito. Israele anche oggi stesso conferma che andrà avanti fino alla fine. Ma alla fine di che cosa? Il problema è che è il sionismo. Chi vuole fare quello più aperto dice Netanyahu l'ostacolo. Non è Netanyahu l'ostacolo. L'ostacolo è il sionismo. Lo continuiamo a dire. Il sionismo che oggi è una ideologia politica, religiosa, che costruisce il consenso al genocidio di un popolo. In Cisgiordania oggi siamo arrivati a qualcosa come 520 morti, l'altra settimana ancora nessuno ci aggiorna più perché queste notizie non devono passare. I coloni continuano giorno per giorno a prendere casa con le armi consegnate al governo israeliano. Se questo non è genocidio, se questo non è chiamato, come volete, crimini contro l'umanità, non so cosa lo possa essere. È una scientifica distruzione di un popolo. Usiamo un'altra parola ultimamente, genocidio epistemico, è una parola che sembra difficile ma andiamola a studiare. Epistemico vuol dire quando, al di là del numero dei morti, vuol dire tu hai la scientifica volontà di distruzione di tradizioni, cultura, religione. Noi a costo di violenza opponiamo il sogno di una grande Palestina in pace, di convivenza tra popoli, civiltà diverse, religioni diverse come era prima del 48, e questo è il grande obiettivo. A chi non ci crede o pensa sia solo un'utopia, ricordiamo Nelson Mandela, 28 anni di galera per terrorismo, è stato il presidente del Sudafrica.